proposizione interrogativa indiretta è una proposizione subordinata. Quindi, a differenza della proposizione interrogativa diretta, che è una principale e che è espressa dal modo indicativo, la proposizione interrogativa indiretta, essendo una subordinata, è espressa dai modi del congiuntivo, secondo i tempi regolati dalla consecutio temporum. La proposizione interrogativa indiretta è solitamente dipendente da verbi quali chiedersi, domandarsi, interrogarsi e si contraddistingue rispetto all'interrogativa diretta dalla mancanza del punto interrogativo alla fine della frase. In latino la proposizione interrogativa indiretta è introdotta da aggettivi e avverbi interrogativi quali quid, ubi, oppure è introdotta da particelle quali l'enclitica ne, oppure num, che in italiano vuol dire se, oppure non, che in italiano vuol dire se non. L'interrogativa indiretta è una proposizione subordinata che in latino presenta sempre il modo congiuntivo. È retta da verbi che significano chiedere, interrogare, come quero, rogo, interrogo, e sapere, come scio, nescio, ignoro. La proposizione è introdotta dai medesimi pronomi, avverbi e particelle che introducono l'interrogativa diretta.